Buongiorno bambini, grandi e piccini, Ciao Giannino è tornato, ci avviciniamo al Natale, oggi volevo proporvi una ricetta, un dolce semplice da fare durante le feste. Gli ingredienti sono 500 g di latte, 5 mandarini, 300 g di panna acida, 30 g di zucchero, 8 g di polvere di agar e degli stecchini samurai. Procediamo con la ricetta. Ah, dimenticavo, un contenitore cilindrico o una bottiglia tagliata. Quello che avete in casa va bene. Procediamo. Latte lo versiamo in una pentola. Perfetto. Zucchero. E 8 g di polvere di agar. La frusta si chiama una miscelata. Dai ragazzi, è una roba veloce e buonissima. A questo punto mettiamo sul fuoco. Nel frattempo che mandiamo in ebollizione, prendiamo 5 mandarini e iniziamo a pulirli per bene. A dopo. Abbiamo sbucciato i mandarini, adesso li prendiamo uno stecchino di samurai e li infiliamo. Uno. Due. Tre. Quattro. È buonissima ragazzi, fatale, è anche divertente. E 5, perfetto. Nel frattempo che sta bollendo il latte, vi faccio vedere dopo. Bene, bene, lo spiedino di mandarino è pronto, la cremina è pronta. A questo punto ci aggiungiamo la panna acida, 300 grammi. 1 e 2. Ok, un pezzettino, perfetto, un attimo, una mescolata per bene. Ragazzi, arriva Natale, si sta avvicinando, può essere un'idea, dopo la frusta gli diamo una girata. A questo punto prendiamo un po' di aroma alla vaniglia, quindi un po' di sapore. Ok, continuiamo a dare una frustata, deve essere bello caldo. A questo punto possiamo prendere la caraffa, versiamo il fondo. E mettiamo un attimo in frigorifero a farlo solidificare. A dopo. Bene ragazzi, lo spiedino, inseriamo il spiedino nella caraffa, lo pieghiamo un attimo. Ok, perfetto, lo mettiamo così. Abbiamo messo bene in centro, stando attenti. A questo punto prendiamo la nostra cremina, la versiamo fino a coprire lo spiedino. È buonissimo ragazzi, veloce. Dopo, quando sarà tutto coperto, si metterà in frigorifero per un'oretta che si solidifica il tutto. Ok, bene, coprite tutto fino all'ultimo mandarino e mettete in frigorifero per un'ora. A dopo. Bene ragazzi, ci siamo. Ciao Giannino è tornato, è pronto. Un'ora di frigorifera. Il dolce natalizio spiedino al mandarino. A questo punto cosa facciamo? Ho preso una marmitta, ci mettiamo un po' di cacao. Perfetto. Bambini, guardate, c'è Giannino! Cosa fa? Benissimo, ci
ci mettiamo qualche coriandolo natalizio. È molto semplice da fare, diamo un po' di allegria, mettiamo un po' le luci natalizie. Ancora un po' con Maria Rosa, Maria Rosa, guarda che bella. Bene, a questo punto si è solidificato, togliamo lo stecchino e voilà, Chef Giannino. Vediamo di non fare disastri, se riusciamo a toglierlo, perfetto. E voilà, il salametto di Giannino è pronto, lo spiedino. Ragazzi, cosa facciamo adesso? Adesso cosa facciamo? Facciamo un po' di... Prendiamo uno stecchino, prendiamo un cucchiaino di legno, ci diamo una spolveratina di cacao. Guardate che bello, ragazzi. Chef Giannino, pasticcere. Guardate, ragazzi. Cacao. Ok. Un po' di coriandolo di Maria Rosa. Guardate che bello, ragazzi. Cosa facciamo? Lo tagliamo. Prendiamo il nostro coltello e facciamo un taglietto. Ragazzi, guardate che spettacolo. Riprendi, cameraman. Lo prendiamo, lo mettiamo in un piattino. Qualche coriandolino, una spolverata di cacao. Ragazzi, è uno spettacolo per Natale, questo dolce servito con un pan d'oro, con un bel bicchiere di vino. Cosa volete di più? Semplice. Lo assaggiamo senza gelatina, Ragazzi, buonissimo. Tagliamo un'altra fetta. Guardate che spettacolo. Cameraman, riprendi. Riprendi. Per Natale, fatelo. Fatelo ai vostri bambini. Fatelo in compagnia, in famiglia. È un bellissimo piatto. Guardate che dolce, che dessert. Servito con un bel pan d'oro, con un bel bicchiere di vino. Adesso ve lo facciamo. Vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, cercherò sempre di fare il massimo. Ciao amici, share, riprendi, cameraman. Un saluto a tutti, un bacio, vi auguro a tutti un buon Natale. Bambini, fate i bravi, sotto l'albero mettete un bel mandarino e un bicchiere d'acqua, che Babbo Natale scende dal camino e vi porta i doni. Dunque, il mandarino, già ne potete dare una fetta di questo. Dunque, ciao a tutti, alla prossima, ciao!